Qualche giorno fa ho ricevuto una risposta ad una delle mie solite storie su Instagram. Questa: tre emoji di dischi. Ma non è il messaggio in sé la cosa ad avermi scioccato, quanto il mittente, Merk e Cremont, due tra i DJ italiani più famosi al mondo, che hanno prodotto hit come Andiamo a comandare. DJ che tra l'altro ho persino filmato nel lontano 2016. Ma come hanno fatto a trovarmi? Gasato dalla cosa, decisi allora di scrivergli subito in direct. Però proprio quando ormai mi sentivo il nuovo Rovazzi, abboneggiandomi persino nelle stories, la mia community pensò subito a riportarmi con i piedi per terra. Rico, non vorrei uccidere il tuo momento hype, ma capita un sacco di volte anche a me. Usano bot. A me sono giorni che guardano le storie. Eccoli i geni. Anche loro re di Instagram. Adesso non so se sia una coincidenza o meno, ma Instagram purtroppo è anche questo. È tantissima la gente che pur di gonfiare i propri numeri utilizza automatismi più comunemente chiamati bot. Per fortuna però c'è chi cerca di combattere proprio questo. Chi segue Ninjalytics segue una filosofia che è quella di crescere in maniera organica, di muoversi correttamente sui social, saper riconoscere chi sta varando e chi no. Lui è Iari, cofondatore di Ninjalytics, un'applicazione che fa analisi di profili Instagram. Funziona come Google: barra di ricerca, scrivi l'username, premi analizza e leggi i dati che ti compaiono. In questo episodio di Storytelling, anziché parlarvi di chi si fa furbo sui social, vi racconteremo la storia di chi cerca di fare di Instagram un posto migliore. Analisi profili Instagram gratis. Vuoi l'analisi? È gratis. Non guardo i DM, giuro. Il ninja di Instagram. Ciao, come stai? Oggi per la prima volta saremo noi ad analizzare te. Sì, volentieri, non ho nulla da nascondere, quindi... Per me i social sono un ottimo modo per creare una community di persone che sono legate da un unico filo conduttore, cioè un interesse per un argomento ben specifico. Questo è un concetto che Ninjalytics porta avanti da sempre, diventando poco tempo dopo la sua nascita uno strumento utilizzato da un sacco di influencer. Il primo vero boom è stato a novembre 2018, quando abbiamo creato, diciamo, fatto questo aggiornamento dove abbiamo pubblicato sul sito se una persona, un profilo, facesse o meno utilizzo della tecnica del follow unfollow. Una tecnica molto diffusa su Instagram che consiste nel seguire tantissimi profili per poi dopo qualche giorno smettere di seguirli tutti. E in teoria tutto questo dovrebbe farti aumentare di followers. Si può fare anche manualmente, ma soltanto un folle lo farebbe manualmente. Principalmente viene fatto con le automazioni, e le automazioni non sono ammesse da Instagram, punto. L'aver dato la possibilità alla gente comune di poter scovare i furbetti di Instagram ha fatto letteralmente esplodere la pagina web di Ninjalytics, ricevendo nel giro di una sola settimana più di 1 milione di visite. Ora tu penserai: sì, ok, facile quando hai tanti follower, eccetera. No, avevamo forse 11.000 follower. Non avevamo un numero così alto di persone. L'importante è avere le persone giuste e le persone reali che ti ascoltano, perché anche con 10, 5, 4.000 persone, se hai un progetto interessante e loro ti supportano e condividono quello che fai, stai tranquillo che riesci lo stesso a fare quello che vuoi fare. Ed è questo che non entra in testa a molti. Tutti partono da zero e gonfiare numeri artificialmente, ahimè, non porta assolutamente a nulla. Noi quello che vogliamo fare è valorizzare chi se lo merita e dargli gli strumenti per poterlo dimostrare. Ok, sicuramente un gesto da apprezzare, però facile aiutare gli altri quando per farlo si utilizza un meccanismo automatico come Ninjalytics. Oggi, per mettere alla prova il nostro ospite, andremo ad analizzare profili disconosciuti in giro per strada con il solo utilizzo di una calcolatrice. Allora, accetti questa challenge, andiamo? Andiamo, pronti. Dai. Munito di cartone e pennarello, il nostro guru di Instagram è pronto a compiere la sua missione: scoprire quanta gente a Milano fa uso di bot, con un'analisi dei profili Instagram di alcuni sconosciuti tramite il calcolo dell'engagement rate, una percentuale frutto di un avanzatissimo calcolo matematico che considera la media di like e commenti degli ultimi post pubblicati ed il numero totale di followers del profilo in questione. E cosa faccio? Mi metto col coso in alto, aspetto, sì, che arrivino. Cominciamo a camminare e decidi tu anche chi fermare. Allora, lì ci sono delle ragazze che fanno degli shooting. Ciao, posso disturbarvi? No, ciao ragazzi, posso analizzare il vostro profilo Instagram? Ma ragazzi, ma com'è possibile che mi sa che tutti sono passati a TikTok. Non so,
ciao, posso analizzare il vostro profilo Instagram? Ma porca di Enzo. Questo sarà un video di figure di merda. La gente per strada è sempre diffidente. Tra l'altro questo l'abbiamo già visto negli scorsi episodi di storytelling, ma qui forse ancora di più. Perché quando si parla di analisi profili Instagram si tocca un punto debole. E nemmeno la categoria fashion travel, ovvero la più diffusa su Instagram, sembra cagarci minimamente di striscio. Hi, have you finished with the photoshoot? Excuse me. Per fortuna però, poco dopo il flop pazzesco, qualcuno ha deciso timidamente di avvicinarsi a noi. Forse un po' attratto dalla parola gratis scritta sul cartone. Allora, la prima domanda che ti faccio è: come mai hai 2200 seguiti? Per avere più follower. È un numero un po' altino, però ci può anche stare. Facendo un modello conosco tante persone. Come li hai fatti? Li hai fatti tu manualmente o hai usato un'automazione per aggiungere? Manualmente. Sì, sì. Perché volevi fare il follow on follow? Cioè, primo abbiamo beccato. Secondo me ha più o meno 1,15 e 1,20 di engagement rate. 1,5 è basso. Calcolare così su due piedi un dato del genere non è per niente facile. Ed il nostro guru comincia a mostrare i primi segni di stanchezza. Non possiamo chiamare qualcuno finto? Ma proprio quando eravamo a un passo dal fermarci, da lontano, una lunghissima chioma cattura subito la mia attenzione. Oh, aspetta, qua. Guarda quello che muscoliccia. Sì, ma... Ah, tu dici? Sì, subito, loro sono influencer, sì. Va bene. Ciao ragazzi, posso analizzare il vostro profilo Instagram? È fortissimo il mio, c'ho 15 di rating. Finalmente l'abbiamo beccato, un influencer con ben 15 di rating, degno delle migliori recensioni su TripAdvisor, una sorta di Tarzan dei nostri giorni, che ci confessa subito di essere noto al grande pubblico. Io ho fatto programma di MTV. Ok, quale? Ex on the Beach. Cosa facevi in questo programma? Vai su questo resort, quest'isola, e ogni giorno viene l'ex di uno di noi e magari con te si è lasciata male, ci prova con me, io ci litighiamo e botto, oppure contenuti hard a luci rosse, un po' di tutto. Insomma, un programma di un certo spessore culturale, grazie al quale il nostro influencer è cresciuto da 0 a 100.000 followers. In quanto tempo? Tre mesi, quando veniva messo in onda il programma. Un'esplosione 100% naturale senza conservanti. Ma vediamo se il nostro Yari è in grado di analizzare ad occhio il suo profilo. Posso vedere quanti like ha l'ultimo post? Guardiamo i like dell'ultimo post. 12.000. Meno di 7-8.000 commenti non ce li ho mai. Quindi è più o meno un 20% di engagement rate. 18? Meno. Attenzione, verde, 11,64. Nemmeno questa volta ci ha azzeccato. Mi sa che questa era una challenge un po' troppo complessa. Prima di salutare l'influencer dalla folta chioma, Tarzan tiene tanto a darci una dimostrazione pratica delle tecniche segrete che utilizza per attrarre a sé followers. Forse quelle mi ha riconosciuto. Aspetta. Guarda. Vieni qua. Ma tu le spaventi così? Non ti preoccupare, non ti mangio. Guarda che storia che faccio. Non dirò a nessuno perché sennò poi stai prendendo come... Sono qua con Emma, siamo come mia sorella, la più bella di Rogoredo, la Tarzan del fondo del bici. Ma cosa faccio? Cosa ne pensi, Yari, di questa strategia? Beh, è un'ottima capacità di comunicazione. Stupiti dinanzi a quello che è un chiaro talento social, ci salutiamo in cerca di altre prede. Ma il guru di Instagram, ahimè, è completamente stremato e all'ennesimo no getta la spugna. Io sono stanco a analizzare i profili. Si stanca, È per questo che l'abbiamo fatto in automatico, scusa. Oggi, anche se con qualche ostacolo, abbiamo cercato di dare un po' più di umanità a tutti quei numeri lì. Like, commenti, followers, ne vogliamo sempre di più. Se non ti costa niente, perché chiederne solo 100.000? A quel punto chiedi 1.000.000, tanto non sono niente, no? È solo un contatore che gira. Quando invece in realtà ti rendi conto che quello non è un contatore che gira, ma sono delle persone che sono dall'altra parte, e poi magari incominci a immaginarti tutte quelle persone dentro casa tua. Ma 10.000 persone in casa tua ci entrerebbero? Ti cambia completamente la prospettiva, secondo me. Immaginarti non i numeri, ma le persone davanti a te. Ma secondo te, Yari, in questo studio quante persone ci entrano? Ma così ad occhio, non lo so, 2000? Ma allora non era un bot? Posso chiederti cosa ne pensi degli influencer su Instagram? Penso che siano figli dei nostri giorni. Perché? È giusto che ci sia. Sono
Non lo so, ragazzi. Non so, mi fanno schifo. Ti fanno schifo? Ma perché non l'hai detto subito? A me va benissimo qualsiasi risposta. Thank you.